In un documento del Ministero degli Esteri, il dicastero del fu ministro Di Maio, come ultimo atto per ricordarci questa gloriosa loro, questo loro glorioso mandato, che cosa fa? Scrive nero su bianco che in occasione della giornata del ricordo sarebbe inopportuno per enti e associazioni mostrare le bandiere di Istria, Fiume e Dalmazia. E che cosa dice per giustificare questa presunta inopportunità? Il Ministero degli Esteri dice che queste bandiere, non essendo entità statuali, assumerebbero invece una valenza politica che darebbe verosimilmente adito a proteste da parte della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia. Cioè, in maniera preventiva, il Ministero, l'Italia, dice che non dobbiamo esporre le bandiere di Istria, Fiume e Dalmazia perché potremmo disturbare la Slovenia e la Croazia. Mi sembra paradossale e mi sembra anche alquanto grave. Perché grave? Perché intanto il Ministero degli Esteri conferirebbe con queste parole una valenza politica a tre bandiere che invece hanno ormai una valenza puramente commemorativa. E infatti quelle bandiere stanno a significare le terre d'origine da cui si sono dovuti allontanare tantissimi italiani. Sono il simbolo di quell'esodo, della drammaticità di quell'esodo. E allo stesso tempo il fatto di dare una valenza politica a queste bandiere e poi ad ammettere che provocherebbero in maniera preventiva delle proteste da parte di Slovenia e Croazia significa accettare che Slovenia e Croazia in qualche modo possano influenzare la nostra libertà di manifestare. E ancora, quanto di grave c'è in queste parole è nell'idea di alla fine arrendersi ad una narrazione di quelle pagine di storia, di quell'esodo, del dramma delle foibe, ma anche della storia. Della storia che ha coinvolto tantissimi italiani in maniera indiretta, oltre che diretta, che è ancora non completa e non ancora libera da menzogne o da verità parziali. Francamente, essendo il 9 di febbraio, essendo la vigilia del 10 febbraio, ci aspettavamo qualcosa di diverso da parte dei dicasteri dell'ormai passato governo Conte bis. E così non è. Il Ministero degli Esteri si macchia di un ultimo atto, questo documento, di cui francamente non avevamo bisogno. Ma ritengo anche che questo non aiuti a rimarginare una ferita nel cuore di tantissime famiglie italiane, ma soprattutto non aiuti neanche in quei rapporti di alleanza con paesi esteri che devono essere sempre basati sulla franchezza e sul tema delle libertà, non certo con il timore di avanzare provocazioni che sono assolutamente inesistenti. Ci chiediamo quali provocazioni si possa leggere nel utilizzare tre bandiere nell'ambito di una manifestazione commemorativa, di una giornata commemorativa come quella del 10 febbraio. Per questo ho deciso di presentare un'interrogazione parlamentare per chiedere conto al nostro Stato di questo documento che ritengo francamente molto grave. E al tempo stesso vi invito questa sera alle 20 sulla mia pagina Facebook, perché di sicuro di questo tema ci confronteremo con l'autore del libro Verità infoibate, che è in distribuzione in edicola con il giornale.
il tema delle foibe, il tema dell'esodo di tantissimi italiani dalle terre di Istria, Fiume e Dalmazia è un tema più che mai vivo. Abbiamo vissuto una stagione di negazionismo, di totale silenzio, ma oggi è la stagione del giustificazionismo, che è altrettanto grave e forse ancora più subdolo. Tanto subdolo da investire evidentemente anche lo Stato italiano, anche il Ministero dell'ormai fu Ministro Di Maio, anche il Castero e il Ministero degli Esteri e richiamandole a parole così gravi che riaprono una ferita che non avremmo voluto leggere e che ci auguriamo in futuro non si debbano davvero più leggere.